Provincia di Ferro, che già mi hanno ospitato recentemente, con la quale c'è un'interlocuzione continua. Lo faccio con questo video perché sono impegnata all'Expo della disabilità a Rimini in contemporanea. Saluto tutti gli intervenuti, gli operatori della scuola, ma soprattutto i giovani, che sono i protagonisti di questa bella iniziativa che pone al centro la loro proposta e l'ascolto da parte delle istituzioni affinché ci siano risposte adeguate alle loro esigenze. Questo Ministero si è posto fin da subito all'ascolto delle voci della scuola, dei territori e del mondo del lavoro. Una prima risposta viene dal DDL varato lunedì dal Consiglio dei Ministri, che introduce la sperimentazione a 4 anni, più 2 negli istituti professionali e tecnici. L'obiettivo della riforma è allineare l'offerta formativa dalla scuola alla domanda del mondo del lavoro, delle imprese e del territorio, ampliando le possibilità per le scuole di sottoscrivere accordi di partenariato con enti e imprese e la stipula di contratti di prestazione d'opera, così da facilitare la riuscita dei giovani nel mondo del lavoro. Capirete l'importanza di questa riforma per un territorio come il vostro e per le Marche, che ospitano distretti industriali di eccellenza. Inoltre, recependo quanto questa provincia ebbe a segnalarmi lo scorso febbraio, contenuti in un documento che mi avete inviato, è intenzione mia e del partito che rappresento venire incontro alle problematiche dei piccoli comuni di quelli montani nella formazione delle classi iniziali, che spesso non raggiungono il numero minimo di iscritti secondo il decreto 81 del 2009, naturalmente anche a causa di un indubbio calo demografico. Ebbene, è priorità politica ovviare a questa situazione e iniziare a mettere mano alla modifica del decreto 81, abbassando il numero minimo degli alunni richiesto. Da ultimo voglio annunciare, sempre nella direzione di facilitare i rapporti scuola-famiglia, che verrà reintrodotto il voto numerico quale giudizio intermedio e finale alla scuola primaria, così anche come richiesto da tanti insegnanti delle Marche. Con l'occasione saluto la dottoressa D'Amico e auguro a tutti buon lavoro.